Benvenuti a Segnale News. Il 28 febbraio al Teatro Nestor di Frosinone andrà in scena alle ore 21 La Bottega del Caffè, una commedia goldiana diretta da Antonio Zavattieri e prodotta dal Teatro degli Incamminati, un'opera di estrema concretezza che vede al centro la figura di Don Marzio, rappresentazione del frequentatore di caffè per eccellenza che vive di pettegolezzo, mescolando nei suoi racconti verità e invenzione. Con Massimo Brizzi, Antonio Zavattieri, Elisa Galantini, Alessia Giuliani, Alberto Giusta e molti altri. Mercoledì 28 febbraio alle ore 18:30 a Frosinone presso la libreria Ubic di Via Aldo Moro ci sarà la presentazione del libro Davanti agli occhi di Roberto Emanuelli. All'interno della rassegna Incontri musicali nel Castello dei Conti di Ceccano, venerdì 23 febbraio, sarà la volta del concerto numero 4, Fantasie su tempi diversamente lontani, duo Fedi Tipofi, al flauto Cecilia Fedi e alla chitarra Gianni Tipofi. La popolarità del duo per flauto e chitarra può essere ricondotta a Marco Giuliani, compositore vissuto al volgere dell'Ottocento, che contribuì ad allargarne considerevolmente il repertorio. Trasferitosi a Vienna e affermatosi come compositore nonché virtuoso della chitarra, riuscì a dimostrare le possibilità di una formazione fino ad allora inedita, tanto da suscitare l'interesse dei compositori suoi contemporanei. Da allora in poi, e per tutto il Novecento, autori illustri si sono cimentati in una formazione tanto ricca di fascino quanto radicata nella tradizione popolare di luoghi assai lontani. Il percorso del concerto, disegnato dalle parole e dai suoni di due artisti impegnati da anni a formare eccellenti musicisti sul territorio, vuole percorrere in ordine capriccioso e rapsodico la storia del duo in un confronto interrotto tra passato e presente, vicino e lontanissimo. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.